sino a voi mi sento protetta e rassicurata. Vi ringrazio immensamente, damigella. Anch'io nutro nei vostri confronti il più ossequioso di rispetti. Sì. Ossequioso? Oddio, che uso sublime della lingua! E con quale grazia esprimete i concetti? Ma per un attimo ho temuto che i vostri fini fossero diversi dal semplice conversare. Mai ho temuto che voleste attentare alla mia illibata dote di vergine. Neppure quando ci siamo ritrovati soli nel giardino della contessa, protetti dalle alti siemi come colombi in un nido, voi siete rimasti al vostro posto. Eppure nessuno avrebbe potuto vederci, nessuno avrebbe saputo nulla, ma voi niente, fermo al vostro posto. Eh sì, siete davvero un galantuomo, pure troppo. Giammai mi sarei macchiato di tale misfatto, santi nomi. Io mi meraviglio che al mondo ci siano uomini, ma che dico uomini? Brutti che vedendo una damigella dolce e delicata come voi desiderino insozzare tale beltà con tali fremiti animaleschi di sfrenata carnalità e frenesia. Tutto ciò sarebbe oltremodo scortese. Già, sarebbe scortese. Ma aspetta un attimo, Luca. Il vostro colpetto è rimasto al collo di un bottone. Che cosa? Il mio bottone! Tutta colpa di quella buona luna di Vercelli! Eppure sembrava averlo sistemato con tanta cura. E allora, in nome della nostra amicizia, lasciate che sia io a sistemarvelo. Oh no, damigella, di certo. Sarebbe sconveniente. Subito, non abbiate paura. Avvicinatevi. Lasciate che mi occupi io di voi. Oh no, damigella, io non voglio, non posso. Che cosa sta succedendo? Niente, niente di niente, purtroppo. Dalla Venezia non è come pensate. Caro Pierfabio, so benissimo come la pensate voi. E spero che ora abbia capito anche la mia sconsiderata amica. Ho capito benissimo. Quello che ancora non mi è chiaro è che fine avevate fatto, mia signora. Vi ho cercato per tutto il palazzo. E anche adesso vi vedo piuttosto nervosa, apprensiva. Come se stessi aspettando chissà quale nefasto nunzio. Ma quale nefasto nunzio? Ero nelle mie stanze a riposare un po'. L'arrivo di Olimpia mi mette sempre di cattivo umore. È vero. Mia signora! Chi è? La signora! Ti ho portato ciò che mi hai chiesto! Estratto di bella donna purissimo. E chi saprete voi, ne basterà una goccia a cadastro in chi dai vostri piedi! Rinaldo, ma io non ti ho chiesto niente. Ma voi, me ne sono fatta a tocchi, sono portato a spiegarti scelerati, e per inquietti, mi sarei fatto caccia agli occhi per non vedere che la strada capuzzolente. Cos'accio io? Valencia, che storia è questa? E come mai hai mandato il tuo servitore ad azzeccare la strega? E che cos'è questo filtro di bella donna che fa cadere stecchino? E si così.